Ciao a tutti, oggi ho deciso di fare un video dedicato a quanto è successo recentemente a Hana Kimura. Per chi non conoscesse questa ragazza, era una ragazza di 22 anni, giapponese, una wrestler, diventata per lo più famosa per la sua partecipazione a Terrace House. Terrace House è un reality giapponese in cui sei persone, tre ragazzi e tre ragazze, decidono di convivere, quindi iniziano questo percorso con dei perfetti sconosciuti. Una volta l'intento del programma era quello di trovare l'amore, ma poi col tempo gli scopi sono diventati tanti. Alcuni vogliono farsi conoscere, iniziare questa esperienza di convivenza, crescere personalmente o professionalmente. E così via. E io ho conosciuto proprio così Hana. Da subito mi è sembrata una ragazza dolcissima e super simpatica perché aveva questi capelli rosa e sorrideva sempre. Era la classica ragazza un po' ingenua, con poca esperienza in amore, ed era difficile immaginarla sul ring a fare uno sport comunque così estremo e violento. Da quello che ho visto nel programma mi è sempre sembrata quindi una persona molto genuina. Forse un po' ingenua e molto molto fragile. Ovviamente quello che vediamo in TV è sempre una piccolissima piccolissima parte di quello che è realmente una persona. Però diciamo che io nel mio piccolo mi ero un po' affezionata al suo personaggio, mi piaceva comunque la sua solarità. E quindi quando l'altro giorno ho letto che si era tolta la vita, o almeno si presume che si sia tolta la vita, sono rimasta decisamente sconvolta e sono giorni che ci penso e ho deciso di fare un video a riguardo perché penso che la sua storia meriti comunque di essere condivisa, soprattutto quello che le è accaduto. Lei da mesi veniva bombardata sui social da insulti, minacce di morte. Pensate a cosa possa significare ricevere continuamente degli insulti, delle brutte parole da persone che nemmeno conoscete, non poter nemmeno stare sui social senza ricevere appunto delle cattiverie da dei completi estranei, che sicuramente non la conoscono perché anche se l'avessero insultata per il wrestling, che ho letto essere una community un po' tossica, o per la sua partecipazione al programma in TV, è comunque una piccolissima parte quella che vediamo. Certo, nel nostro piccolo tutti magari ci siamo detti, però avrebbe potuto far così, ma che sciocca quella, ma quest'altra che cosa fa? Mi sta molto molto antipatica. Ma un conto è appunto avere questi pensieri tra noi e noi, e un conto invece riversare odio, cattiveria, addirittura minacce di morte nei confronti di una ragazza così giovane che nemmeno si conosce. E appunto subiva bullismo in rete da diverso tempo e anche se non è stata accertata la causa della sua morte, si pensa appunto che si sia tolta la vita perché le ultime storie che ha pubblicato su Instagram erano di lei con il suo gattino e in cui diceva addio, abbi una vita lunga. Su Twitter pare che abbia pubblicato delle foto in cui si faceva del male e di nuovo scriveva: grazie a tutti per il supporto, sono una persona debole, non ce la faccio più. Pare che abbia scritto anche di non voler essere più un essere umano. E questo a 22 anni, perché delle persone sconosciute non facevano altro che scriverle degli insulti. E per me è assurda una cosa di questo tipo, veramente, veramente assurda. Nessuno, nessuno merita una cosa di questo tipo. Questo mi ha fatto ragionare molto su quanto spesso prendiamo alla leggera i social e in generale internet. È troppo, troppo facile riversare la propria frustrazione, la propria cattiveria nei confronti di un perfetto sconosciuto. È troppo facile prendersela con gli altri. Quando vediamo che qualcuno ha successo o è felice e invece la nostra vita ci pare che sia un fallimento o le cose non vanno bene, pensate veramente che le cose si sistemino facendo sentir peggio gli altri, buttandoli giù, facendoli sentire così, cioè insultandoli? Perché potendo scegliere chi essere, che cosa fare, si sceglie di essere così cattivi e ignobili?
Perché, anche se vi sta antipatico qualcuno, avete così necessità di farglielo sapere in maniera così cattiva e ripetuta? Nessuno è perfetto e certamente tutti abbiamo dei tratti, magari della nostra personalità o del nostro carattere, che non vanno a genio agli altri, non possiamo piacere a tutti, è normale. Però non c'è bisogno di far sapere ogni giorno, tramite minacce, tramite insulti, tramite cattiverie di ogni tipo, a una data persona che appunto non ci sta simpatica, non ci piace. A differenza del bullismo, diciamo, fisico, ci vuole veramente molto molto meno per fare del bullismo in rete. Innanzitutto non si è coinvolti in prima persona, si pensa di poter scappare, che tanto ci si nasconde dietro un nickname, dietro uno schermo, nessuno sa chi siete, nessuno vi vede. Però quello che dico sempre io è: ma quelle cose le fareste, le direste nella vita di tutti i giorni, faccia a faccia con la persona vittima dei vostri insulti? Io dubito fortemente che trovereste il coraggio di fare quelle azioni e dire quelle parole trovandovi faccia a faccia con la persona. Perché allora farlo in rete? Vi sentite così tanto protetti, così tanto al sicuro? Ma che tipo di persone pensate di essere? Di sicuro non migliori della persona che andate a insultare, a trattare così male, perché non si tratta di criticare, di dire: guarda, non mi è piaciuta questa tua cosa, penso che potresti fare così. Non si tratta di dare dei consigli, di criticare in maniera costruttiva, ma proprio di abbattere una persona, di farla sentire nulla, di farla sentire inutile, non voluta. Farla rimpicciolire così tanto finché questa non provi niente, si vergogni magari di uscire, di esserci, e a tal punto da smettere di esistere. È terribile, è terribile. Io sono veramente sconvolta, un po' perché ai miei occhi era una persona comunque molto solare e, nonostante la sua fragilità, che secondo me si vedeva, era una ragazza con tutta la sua vita davanti, una ragazza con dei progetti, con una carriera che stava decollando. E tutto questo è stato infranto da delle persone che nemmeno conosceva, che magari avevano visto il programma e che quindi pensavano di saper tutto di lei. Questo mi ha fatto pensare anche alle precedenti stagioni. Chiaramente c'è sempre stato magari qualcuno, anche più di uno in realtà, preso tra virgolette di mira dagli utenti perché si comportava in un certo modo, magari agli occhi degli spettatori non era un buon amico, un'amica, un buon partner, faceva delle cose discutibili, ma ricordiamoci che quello che viene messo in onda non è tutto. È solo una parte, e per quanto sia un reality, magari certe cose vengono decise, ci viene mostrato qualcosa che è stato magari organizzato, pianificato. È successo tante volte di vedere delle scene fatte di proposito e poi a telecamere spente è successo tutt'altro. Io adesso non conosco benissimo le dinamiche dietro al programma, però visto la portata di questo reality, secondo me sarebbe giusto introdurre una figura comunque con cui i partecipanti possano parlare, un supporto, diciamo, psicologico, perché comunque vengono esposti a tantissime persone. Non si può permettere a degli estranei di rovinarti la vita in questo modo, di privarti della tua vita. Per me avrebbe potuto fare la differenza avere un supporto, avere qualcuno con cui parlarne, per quanto difficile possa essere. Chiaramente io non conoscevo questa persona, non ho idea se avesse mai parlato con qualcuno di questi problemi, non ho il quadro completo della situazione, anche perché immagino la vita delle persone non è tutta online, c'è comunque di mezzo la privacy ed è giusto che sia così. Però quello che mi chiedo io è giusto esporre dei ragazzi anche così giovani? In tante stagioni ci sono stati comunque dei ragazzi, anche diciottenni, che si sono visti catapultati nelle TV, non soltanto dei giapponesi, ma bene o male di tutto il mondo. È giusto mettere così in piazza i sentimenti dei momenti anche intimi, di dubbio, di ragazzi e ragazze, senza avere la possibilità di un confronto con qualcuno che li aiuti magari a sviluppare i loro pensieri e soprattutto a gestire, tra virgolette, il rapporto con il pubblico, tra virgolette, con quello che può comportare essere così tanto esposti.
Una cosa che ho notato con le recenti, diciamo, edizioni del programma è infatti il rapporto, tra virgolette, con i fan del reality. Molte volte ci sono dei ragazzi e delle ragazze che si chiedono come verrà recepito tutto questo, dagli altri. Non voglio passare per quello, quella antipatica, cattiva, e molte volte ho visto dei ragazzi e delle ragazze piangere perché appunto online venivano presi in giro, derisi o appunto gli si diceva delle cattiverie. Non è giusto sottoporre a questo trattamento delle persone che appunto non conosciamo, e solo perché sono in TV questo non ci dà il diritto di smontarle, di poter dire qualsiasi cosa su di loro. Loro sì, hanno scelto di partecipare al programma, ma non hanno scelto di essere insultati e presi di mira così dalla gente. È una storia veramente triste, io sono molto molto dispiaciuta e da quando è successo non faccio altro che pensarci, bene o male, ogni giorno a quanto la gente sa essere cattiva, quanto a volte si pensa che un messaggio di insulti, di minaccia possa essere niente, perché tanto una cosa scritta va e viene. Dietro a uno schermo, che sia del telefono o del computer, tanto nessuno sa chi siete, nessuno vi vede in faccia. Ma quanto può far male quello che state facendo? Quelle parole feriscono, feriscono e possono portare veramente le persone a farsi del male, come è successo purtroppo in questo caso. Ripeto, non sono state chiarite le cause di morte della ragazza, ma quello che è successo fa intendere che purtroppo si sia tolta la vita e lo trovo veramente ingiusto perché era una ragazza molto molto giovane e nessuno merita un trattamento del genere. Io spero che questa occasione possa far riflettere nuovamente le persone sul potere che hanno le parole e soprattutto quanto siano dannosi certi atteggiamenti online. Io spero che veramente vi faccia riflettere. Magari era una ragazza che non conoscevate, però pensate se fosse successo a vostra sorella. Io ho una sorella che ha più o meno l'età di Hana. Pensate se fosse successo alla vostra compagna, una vostra amica. In quel caso sicuramente la pensereste in maniera diversa. Non cambia il fatto che in questo caso sia una sconosciuta. Può succedere veramente a chiunque. Ripeto, una persona può non piacervi, può starvi antipatica, ma questo non vi autorizza a farglielo sapere tramite insulti, minacce e poi in maniera continua. Io non oso immaginare la situazione in cui si sia trovata questa ragazza. A me dispiace veramente tantissimo e mi ha disgustata vedere uno dei video più ricondivisi, ad esempio su Twitter, in cui una persona esultava per la morte di questa ragazza, era contento, diceva quasi che si erano finalmente tolti un peso. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma vi rendete conto delle cose che dite? Di nuovo, questa magari era una persona che non conoscevate, un'estranea, ma se fosse successo a qualcuno invece vicino a voi, se fosse successo a voi, la frustrazione, l'insoddisfazione che si prova non va riversata verso qualcuno che non conosciamo, non va riversata verso gli altri. Questo non ci farà mai, mai stare bene. Io spero con questo video appunto di aver magari fatto riflettere qualcuno sull'argomento e di aver reso magari anche solo in piccolissima parte qualcuno un po' più consapevole riguardo quello che posta online. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!